Allora, voglio commentare un articolo che riguarda la società Benetton, intitolato ecco come Benetton punta a dimezzare le perdite entro fine anno, taglio dei costi e spinta sul digitale danno i primi risultati, a lettere di direzione per la continuità aziendale dopo l'alta dei revisori di Smarigia Mangano del 24 ottobre 2024. Quindi si parla, diciamo, di questo nuovo corso della Benetton. C'è un nuovo amministratore delegato, un nuovo CEO, Claudio Sforza, e il sostegno dell'azionista di riferimento che è Edizioni, la holding di famiglia della Benetton. Diciamo che la Benetton ha avuto nel 2023 una perdita di circa 230 milioni di euro e si ritiene che questa perdita verrà dimezzata fino a 110 milioni di euro nel 2024. E addirittura nel 2025 ci sarà un'ulteriore riduzione del 50%, quindi il grosso sarà di 50 milioni di euro. Questo significa che Benetton Group quindi andrà verso l'uscita, diciamo, da questo periodo di difficoltà. Edizioni è dovuta intervenire nella crisi aziendale di Benetton Group. Ci sono state le accuse di Luciano Benetton, che aveva lanciato appunto il monito di essere stato tradito dai suoi stessi manager per la perdita del gruppo. I ricavi ci sono 1.098 miliardi di ricavi, però ci sono anche 230 milioni di perdite. Diciamo che c'è stata una iniezione di liquidità di 150 milioni di euro da parte di Edizione, e in ogni caso queste risorse non sono sufficienti perché c'è stato bisogno da parte del nuovo manager Claudio Sforza di rivedere tutti quanti gli elementi, diciamo, tutti quanti gli elementi dei costi e dei ricavi. Si cerca di tagliare i costi con iniziative rivolte a risollevare il marchio. C'è un nuovo gruppo di manager, nuova direzione. Vincenzo Meles, capo della direzione acquisti, Cristina Girelli, Chief Financial Officer, Paolo Venturini come direttore commerciale. Si dice che verrà messa anche in atto una nuova direzione marketing. Qual è il piano del nuovo manager Sforza? È innanzitutto un'analisi complessiva e poi in seguito la chiusura di negozi che risultano essere in perdita, con una focalizzazione su punti vendita che diciamo sono più profittevoli, e anche un piano di recupero dei crediti. C'è anche un piano di sindacato per i lavoratori che riguarda circa 900 persone, accordo sindacale di solidarietà. C'è poi lo sviluppo, sviluppo che significa soprattutto aumentare le vendite attraverso il canale digitale. Attualmente la vendita digitale hanno un peso del 12% sulle vendite e dovrebbero arrivare al 30%, e quindi questo potrebbe comportare una crescita anche, diciamo, un miglioramento complessivo dei ricavi. E si crede che questo mix di interventi porterà a una riduzione della perdita. E questa riduzione della perdita continuerà anche nel 2025. Probabilmente l'assegno da 110 milioni di euro che è stato promesso da Edizioni non verrà erogato qualora l'azienda Benetton dovesse ricominciare con la propria attività. Certamente, diciamo, l'azienda Benetton ha avuto appunto l'anno scorso questo problema, diciamo, relativo alle perdite. È chiaro che, diciamo, queste sono comunque aziende molto importanti, soprattutto sono aziende che hanno un prodotto. E le aziende che hanno un prodotto hanno delle importanti economie di scala, perché i prodotti, come è noto, le aziende che sono product oriented riescono con maggiore capacità rispetto a quelle che sono process oriented a realizzare economia di scala, a realizzare innovazione tecnologica, a realizzare la digitalizzazione, la digital transformation e soprattutto ad andare nei nuovi mercati.
E quindi l'internazionalizzazione è generalmente un elemento strettamente connesso alla dinamica delle imprese che sono product-oriented quando cercano di sviluppare attraverso soprattutto la ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica il proprio prodotto. Ecco, se devo dire che manca qualcosa in questo piano, sì, manca qualcosa in questo piano perché, per esempio, nel management. Se l'ho fatto più un management, parliamo di un'azienda che comunque fa ricavi per oltre 1 miliardo. Quindi ci aspettiamo che in questo management non ci sia soltanto il marketing, la comunicazione, ci sia anche magari un manager della trasformazione digitale dell'impresa. Ci aspettiamo che ci sia un manager della ricerca e sviluppo. Ci aspettiamo che Benetton faccia dei nuovi brevetti. Faccia nuovi prodotti, faccia sperimentazioni su nuovi materiali, nuove soluzioni, nuovi mercati. Perché le aziende di queste dimensioni hanno la possibilità di farlo. Piccole e medie imprese, noi spesso chiediamo alle piccole e medie imprese di fare la digital transformation, di fare ricerca e sviluppo, non ha molto senso. Questo lo dice benissimo Joseph Stiglitz. Insieme a Greenwald nel suo libro Economia della conoscenza, le piccole e medie imprese non hanno tutta questa abilità di fare innovazione tecnologica e ricerca e sviluppo, però le grandi imprese questa possibilità ce l'hanno e dovrebbero applicarla. Ecco, se devo dire, ovviamente questo è un articolo di giornale, non ho letto il piano dell'amministratore Sforza, però se devo dire se manca qualcosa, sì, manca qualcosa. Mancano 3 cose. Manca il piano di trasformazione digitale, manca il piano di ricerca e sviluppo, manca il piano di internazionalizzazione. Cioè, noi sappiamo, per esempio, che ci sono nuovi paesi oggi che hanno un reddito pro capite simile a quello italiano, diciamo anche più alto, quello occidentale, o paesi nei quali emerge una classe media, possiamo dire, che potrebbe avere interesse nei confronti di questi prodotti. E non mi riferisco soltanto alla Cina, all'India, all'Indonesia, eccetera, eccetera, ma mi riferisco anche, per esempio, a paesi come l'Australia, come il Canada, come il Brasile, dove ci potrebbe essere interesse per questi prodotti. Quindi, anche un piano di internazionalizzazione, ovviamente come si fa l'internazionalizzazione probabilmente richiederebbe anche un'organizzazione più complessa con delle joint venture, quindi probabilmente ci sarebbe bisogno anche di un piano di sviluppo societario che preveda anche magari l'apertura di nuove aziende, di nuove società. Insomma, mi sembra che ci siano delle cose che mancano. E sono le cose più importanti quelle che mancano, cioè mancano i piani di trasformazione digitale, mancano i piani di ricerca e sviluppo, mancano i piani di internazionalizzazione. Sarebbe utile sapere se il nuovo management intende rafforzare quella componente di dotazione immateriale che ormai costituisce un elemento sempre più rilevante di patrimonializzazione all'interno dei bilanci delle aziende. E poi chiaramente c'è tutta la questione della ricerca, che credo sia assolutamente indispensabile per questo tipo di impresa. Quindi, diciamo, non credo che basti il marketing. Per quanto Benetton sia stata un'azienda che indiscutibilmente si è avvantaggiata molto del marketing, però in un periodo dove la televisione era un media dirompente, oggi quando parliamo di tecnologia dirompente ci riferiamo ad altre cose, ad applicazioni soprattutto dell'industria 4.0, e quindi immaginiamo che il ruolo che una volta era svolto dal marketing oggi venga svolto da un dipartimento di trasformazione digitale, di ricerca e sviluppo, con un orientamento molto rilevante nei confronti dell'internazionalizzazione.